Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti. In questo video continueremo, come avevo già detto nel video precedente, se ve lo siete perso vi lascio il link in descrizione, continueremo, come dicevo, il decluttering barra esplorazione della mia makeup collection. È un lavoro molto duro, siamo già a metà dell'opera, dobbiamo soltanto finire con le ultime cose. Come sempre io vi invito ad iscrivervi al canale e a mettere like, se vi va commentate, fatemi sapere pareri sui video, cosa vi piacerebbe vedere, cosa non vi piacerebbe vedere, insomma fatemi sapere. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con il nostro decluttering. Prima di passare alle palette direi che c'è ancora un po' di strada. Allora, di primer ne abbiamo tre, non ho intenzione di buttare nessuno, spoiler. Questo di Kiko per i pori, quest'altro di NYX Pore Filler sempre per i pori e questo di Catrice invece super idratante che ho su anche ora, non mi dispiace per niente. Li teniamo tutti, mi dispiace ma non posso farne a meno. Passiamo a fondotinta, che vabbè anche qua non ne ho troppi perché ho paura che mi vadano male e se mi vanno male i fondotinta non li metto più perché ragazzi la pelle dopo mi vengono i brufoli. Abbiamo questo di NYX che abbiamo visto anche insieme, top, perfetto per l'inverno. Questo di She Glam mi piace molto e questo che uso sempre di Kiko Green Me, top, è una BB cream ma io lo uso come fondotinta. È la vita, soprattutto per il periodo primaverile, estate, tutta la vita ragazzi, scoperta del secolo, comprate. Quindi questi li teniamo tutti e tre, non ho intenzione di buttare via niente. Per quanto riguarda i correttori la situazione è un po' diversa, perché qua abbiamo questo Dream Matte Mousse di Maybelline, che direi che ha fatto il suo corso, rimane tutto nelle pieghe, si può declatterare. Abbiamo questo di Kiko che secondo me abbiamo provato insieme, non mi è piaciuto, mi ricordo, lo declatteriamo. Poi abbiamo questo di Astra che sto usando nell'ultimo periodo, che mi piace molto e lo teniamo. E poi abbiamo questo di L'Oreal che, vi dico la verità, non mi fa impazzire perché è stracoprente, sì, però è pesante, cioè pesante, si vede, fa un effetto un po' cerone che non mi fa impazzire, però magari per l'inverno ci può anche stare, quindi questo lo teniamo, vediamo un po'. Poi cosa abbiamo? Ah, Ciprie 1, me ne dimenticherò qualcuna per strada sicuro. Ecco, per esempio mi sono dimenticata un primer per strada, che quel primer lì è da declatterare, lo guardiamo subito, che è questo qua di She Glam. Ragazzi, quando ho provato i prodotti di She Glam, c'è da dire, le settimane dopo mi sono riempita di brufoli e mi sono chiesta se fosse il primer o il fondotinta. È il primer ragazzi, perché il fondotinta poi l'ho anche riutilizzato perché mi piaceva molto la texture, e è questo, quindi questo no, cioè sulla mia pelle no, declatteriamo. Ciprie, questa l'abbiamo provata da poco insieme, non mi sento di declatterarla perché appunto come vi dicevo la voglio provare in inverno. Questa di She Glam non mi dispiace, la possiamo tenere. Poi abbiamo questa qua di Kiko, che in realtà non è di Kiko, il bussolotto è di Kiko, in realtà la cipria che c'è dentro è questa di Revolution Banana, la metto qua dentro così mi aiuta meglio a spolverarla sul viso con il pennello. Teniamo tutto di queste cose qua. Ah, qua c'è un altro primer e un altro correttore, non ce la posso fare. Questo correttore di Revolution Heartbreakers, terribile. Ah no, I Love Revolution. Oh, questo è il correttore della palettina che abbiamo provato insieme, cioè lo scopro oggi, anche perché questa era finita nel dimenticatoio, appunto perché era terribile, non mi è piaciuto per niente. L'ho provato un po' di tempo fa, quindi magari lo dovrei riprovare, non lo so, tempo fa preferivo i correttori molto più pesi, questo mi ricordo che era abbastanza leggero, però lo declattero perché uno è vecchio, due non mi è piaciuto all'epoca, dubito che ora mi farebbe impazzire, quindi ciao. Questo correttore di L'Oreal Infallible Primer, primer, molto buono, lo teniamo. Poi andiamo avanti veloce, andrei di bronzer. Abbiamo la palettina di She Glam Dune, che se riuscite a vedere la cialda del bronzer è praticamente distrutta perché uso sempre questo, lo adoro. Gli illuminanti che ci sono intorno, vi dico la verità, li ho usati poco, ma perché ne ho di più belli e quindi non li uso, però comunque non sono terribili. Questa nuova super bella la voglio, la teniamo. E la palette, come vedete, praticamente distrutta
di NYX, che mi si è anche rotto recentemente il coperchio. Cioè è vecchia, è praticamente finita. Ci sono alcune cialde però che praticamente non ho utilizzato, quindi mi dispiacerebbe buttarla via. Dai, la teniamo. Andiamo di blush. Ovviamente il mio preferito della vita, quello di Green Me, lo teniamo ovviamente. Questo qua di Kiko, bel colore, un po' peso, vecchio anche, lo declatteriamo. Sweet Cheeks, la palette di CGLAM, mi piace molto. La uso poco ultimamente, ma perché sono ossessionata da quello di Green Me, di Kiko, però la teniamo questa. Questa la teniamo perché è sempre utile, è molto carina, ci sta, ha una bella pigmentazione, quindi non male. Andiamo di illuminanti. Qua di illuminanti ne abbiamo parecchi, sono un po' obsessed. Allora, partiamo con il botto, con la palettina di Anastasia Moonchild, super famosa qualche anno fa. Come vedete, molti li ho usati parecchio, continuano ad andare perfettamente, fantastici, palette favolosa. Ora l'ho un po' lasciata da parte perché ne ho dei nuovi che mi piacciono molto, però la teniamo. Questa di Pixi by Petra, carinissimi. Questo rosa mi piace un po' meno, quello oro favoloso, la teniamo. Questo di Maiani, non commento, highlighter della vita. Questo di Kiko, c'è da fare una parentesi, da vedere, qua in telecamera non si nota più di tanto, ha tutti questi brilluccichini rosa che sono favolosi, però se quando lo metti non si vede, cioè praticamente non esiste, quindi direi che è nuovo praticamente, usato una volta nel video appunto apposito, ma cioè, che senso ha? Se non si vede non lo voglio, via. Poi abbiamo questo di NYX nuovissimo che abbiamo guardato insieme nell'ultimo video o nel penultimo video. Mi piace, nonostante la pigmentazione sia effettivamente importante, magari d'inverno non lo uso d'estate, però lo teniamo. Poi abbiamo questo di Kiko, sempre della linea Green Me, carinissimo, non esagerato, abbastanza sottile ma molto carino. Poi Grand Finale, quello di Jeffrey, come vedete è bello usurato ma è enorme, quindi non finisce mai, questo non lo butterò mai, neanche tra 50 anni, se ne ho ancora un po' lo tengo, giuro. Bene, abbiamo finito con gli highlighter. Io questo nuovo che vi ho fatto vedere, per cui c'è stata una grande discussione, non so dove metterlo, lo metterei tra gli illuminanti, illuminante corpo. Cosa faccio con questo? È nuovo però, cioè magari troverò il modo di utilizzarlo, no? Cosa dite? Lo teniamo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo dei gloss qua, ragazzi. Sono 1, 2, 3 e 4. Questo, ragazzi, cioè guardate il colore osceno, via. Gli altri li teniamo. Ah, poi abbiamo questo Pillow Plump, anche di Lucida Labbra. Questo... io non sono amante dei plumper delle labbra perché durano quei 5 minuti che ce l'hai addosso e poi va via, c'è tutto un dolore per nulla, quindi non lo so, mi sa che lo declattero, per tanto non lo uso, via. Poi cosa abbiamo? Vabbè, colla per ciglia finte, che questa va sempre bene. Altra matita, occhi marrone, che questa la tengo qua appunto perché la uso molto spesso, quindi così è sempre a portata, però adesso la rimetto nelle matite, la teniamo. Di Rimmel. Poi qua abbiamo tre matite sopracciglia, la Eyebrow Pencil di Benefit, top, però comunque, sempre detto, ho provato anche quella di CGLAM che al momento è dispersa, che non era male, e 25 euro per una penna che va praticamente come quella di CGLAM, non ne vale la pena, però molto buona, nulla da dire. La teniamo. Poi abbiamo questa di L'Oreal Skinny Definer, che sto usando nell'ultimo periodo, che è un po' più chiara, dopo l'estate ci sta, la teniamo, buona, rimane su tutto il tempo, non mi dispiace. E poi Lift and Snatch di NYX, super bella, veramente. Questo è un eyeliner per le sopracciglia, bellissimo, un po' scuretta, quindi la tengo più per l'inverno. Direi che vi mostro anche le mie ciglia finte, una, queste qua che vedete sono un po' disastrate, ma perché sono un po' disordinata, ragazzi. La creatività ha un costo. Queste qua, due verdi, due arancioni. Queste mi sa che non le ho ancora messe, che hanno tutte le farfalline. Comunque le teniamo tutte, le ciglia finte non si buttano mai via, a meno che non siano davvero usurate, perché tanto si possono sempre pulire. Colla per i glitter. Glitter abbiamo questi tre di NYX, questi due comprati da poco, li abbiamo visti nell'ultimo video.
Questo invece ce l'ho da un sacco, li userò di più perché sono obsessed con questi glitter ultimamente, li tengo tutti e tre perché mi piacciono un sacco. E poi abbiamo questi di Pupa, su cui ho attaccato questo meraviglioso sticker, è più una polvere di glitter, se riuscite a vedere. Ecco, ovviamente, ma non ce la posso fare, mi cade tutto, mi cade. Comunque polvere di glitter viola, che comunque secondo me può essere usata anche come illuminante. Non lo so, non lo so, adesso vediamo. Questo è un po' un forse, non devo meditare, devo meditare. Direi che passiamo agli ombretti che ho qua singoli. Qua abbiamo i pigmenti di Revolution, che abbiamo fatto anche un video insieme con questi. Li teniamo, sono davvero pazzi, non li declattererò, poi sono nuovi anche, che fare. Questo ombretto giallo di Kiko, che mi piace molto. Poi abbiamo due da cui ho sempre fatto fatica a separarmi, che oggi mi sa che declattererò. Sono questi due ombretti di Kiko super vecchi, ma che io usavo come illuminante. Cioè questo come illuminante è devastante, bellissimo. E anche questa parte azzurrina. Però sono vecchi e se ne comprano dei nuovi, ragazzi. Secondo me non va neanche bene usare cose vecchie, quindi via, declatteriamo. Senza pietà, senza pietà. Questo gel per sopracciglia, così a caso, in mezzo agli ombretti. Che declatteriamo, vecchio, via, ragazzi. Poi questo qua cos'è? 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 Royal Beauty, boh. Vabbè, ragazzi, qua declatteriamo. Ah no, quello là lo tenevo perché mi piaceva un sacco come andava l'oro. L'oro era stupendo, mi piaceva tantissimo. Poi abbiamo questo di MAC, carinissimo, argento. L'argento non è che io lo usi più di tanto, però lo teniamo, bello, bello. E poi abbiamo questo arancione di Kiko, anche questo è imbarazzante perché guardate com'è ridotto, mi è caduto, quindi mille pezzi, mi è rimasto solo questo pezzettino e è un gran bel colore, è super metallizzato, ha un arancione giusto, però c'è sto pezzettino dentro, alla fine non lo uso mai, quindi via. Ci sono i due setting spray che vi ho fatto vedere negli ultimi video, top ragazzi. La combo è la vita, per me almeno. Il gel per sopracciglia che era trasparente ma è diventato marrone ovviamente con la matita. Ottimo, niente di che, le tira solo un po' su. Ovviamente non fa l'effetto soapy brows, ovviamente. Questo lo teniamo perché è perfetto, fresco, niente da dire. La la la. Direi che è giunto il momento di passare alle palette, ragazzi. Di passare alle palette. Allora, qua ci sono le palettine piccole. Due palette identiche. Indovinate dove trovate? Nella mystery box di Pink Panda. Sono sicura che se tra due anni compro un'altra mystery box di Pink Panda, ne troverò una identica. Chi vuole una palette uguale, mi scriva, gliela manderò. Comunque una delle due la tengo perché... bella. Qua di Wycon, questi colori un po' pazzi, questo azzurro mi fa volare via, l'ho sempre tenuta solo per questo azzurro. Guardo nelle altre palette se ho un azzurro come questo e possiamo salutarci, se non c'è purtroppo rimarrà con noi. Questa di Kiko con tutti degli shimmer, vi dico, non ce n'è nessuno che mi piace in particolare, penso che la declattererò. Nabla, questa di Nabla, ragazzi, la vita, purtroppo... faccio fatica ad utilizzare i colori sotto, quelli un po' più scuri, perché non so, dovrei fare un make-up look ad hoc, ma lo farò. E questa la teniamo assolutamente. La palettina di Kiko, questa è perfetta per andare in viaggio, è piccolina, tascabile, ha dei colori molto versatili, niente da dire, la teniamo. Poi cosa c'è? Un'altra di Kiko, questa che palette è? Questa, ragazzi, con anche il pennellino incluso, direi che sì, carina, ma si può declatterare. Direi che andiamo con le palette più abbondanti. Questa di Kiko, quella componibile, che ha dei colori abbastanza pazzi all'interno, mancano due cialde ma ce li ho penso nei trucchi di pattinaggio, ora che ricordo bene, ma quelli non li considero nella mia makeup collection. Non lo so, questi sono colori che si possono utilizzare ma che probabilmente ho anche in altre palette. Stessa fine di questa qua piccolina, guardiamo se i colori ci sono nelle altre palette nel caso declatteriamo. Questa, la Rainbow, la teniamo. Allora, un azzurro brillantinato c'è, un verdone c'è, non c'è quell'azzurro
che mi piaceva a me. Ovviamente la teniamo, è nuova, che fai? Questa di Pixi ha dei colori molto neutri ma molto versatili, sono molto buoni anche, è davvero buona questa palette da usare. Mi piace molto, la teniamo. Ovviamente la mia palette del momento, bellissima, di I Love Revolution, qua ha dei colori veramente bellissimi, la teniamo. Continuo a non trovare quell'azzurrino là, ragazzi, mi sa che alla fine quella palette la dobbiamo tenere. Questa super bella, sempre di Revolution, con dei colori davvero pazzeschi. Adoro, la dovrei usare di più. Poi abbiamo questa di Revolution, che ha uno schema colori super neutro, ma che comunque una palette neutra ci vuole, quindi la teniamo. Ecco qua, tasto dolente, la palette di She Glam, usata solo per quel video lì, ragazzi, perché c'ero rimasta così male, cioè non funzionava nessun colore. Mi sa che questa la decluttero, ragazzi. Zero pietà, zero. Poi abbiamo questa palettina di Kiko, vecchia come il cucco, ma mi piaceva un sacco questo nero brillantinato, cioè questo nero brillantinato è la vita, non lo so. Perché alla fine io quando guardo la palette, anche, cioè qualsiasi palette, anche una brutta, io ci trovo un look da fare. E quindi se mi manca quel colore come faccio? Tipo il nero con i brillantini non ce l'ho in nessun'altra palette, come facciamo? La devo tenere. Siamo giunti alla mega palette di Revolution, con tutti i blush, illuminanti, bronzer. Questa non riesco a sbarazzarmene, non ce la faccio, perché ha talmente tante tonalità che come si fa a sbarazzarsene? È sempre utile, la tengo. Non mi sbarazzo di questa palette neanche oggi, ragazzi. Che pappamolla! Che pappamolla! Direi che comunque questa la declatteriamo, perché i colori che ci sono qua dentro li ho trovati nelle altre palette. Questa purtroppo non me ne posso sbarazzare, perché questo azzurrino qua è favoloso e non c'è nelle altre palette. Cioè ce n'è uno simile ma è più chiaro, quindi no. Teniamo tutto. Sì, sì, teniamo tutto. E ragazzi, siamo giunti alla fine di questo decluttering, direi, no? Sì, non c'è più niente che vi devo far vedere. È stato molto bello, è stato intenso. Direi che ora mi sono rimasti solo trucchi di qualità. Di qualità, che funzionano bene, non vecchissimi, quindi direi che siamo a posto, sono felice e soddisfatta di me stessa. Non estremamente soddisfatta, perché avrei potuto declutterare di più, ma alla fine ci trovi sempre un'utilità ai trucchi, è impossibile separarsene. Comunque sono soddisfatta, sono felice di avervi portato con me ad esplorare la mia makeup collection e a fare questo decluttering. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like come sempre, lasciate un commento se vi va, io vi aspetto nel prossimo video e vi mando un bel bacione, ciao!